Salve a tutti ragazzi e bentornati da Max Show. Siamo tornati su Resident Evil 2 e vi dico che ho preso il caffè, quindi state tranquilli ragazzi. Cin cin. Sono le 23 precise e noi siamo pronti a riprendere con la storia. Prima di iniziare, due piccole cose. La prima è che questa puntata rinizierà da dove ho tagliato nell'ultima puntata. Questo perché stavo registrando tantissimo, era super lunga, quindi ho preferito tagliare. Quindi mi sentirete ancora della puntata vecchia e poi tornerò con la facecam e ripartiremo. E la seconda, ragazzi, è che appena tornerò vi devo dire tante, ma tante cose molto interessanti. Sherry. Claire. Ammazza, senti, non un cariolo. Bene. Che stai facendo? Provo a salvarla. Ha l'embrione impiantato. Non può essere salvata. No. Mi prende per il culo. È sua madre. Venga subito qui. Tu non puoi capire. William è ancora là fuori e se non riesco a fermarlo... E va bene, farò da sola! Aspetta! Aspetta! Posso curarla? Nel laboratorio. Non è lontano. Mamma... Non c'è più tempo. Riguarda milioni di vite. Sherry, mamma ti vuole bene. Addio. Questa sta fuori, ragazzi. Questa sta più... Ma stiamo scherzando. Infatti. Sherry, tranquilla. Farò tutto il possibile, ok? Perché lo stai facendo? Perché tengo a te. Grazie, Claire. Ragazzi, gli hanno innestato l'embrione, quindi quello che ci dicevamo l'altra... Cioè prima, scusate, no, l'altra volta. Del fatto che per riprodursi c'ha bisogno di... Insomma, di un gene simile. Aspetta, quella funicolare. Esatto, ragazzi, andiamo alla funicolare. Funiculi, funicula. Momenti tristi e imbarazzanti, sinceramente. Da una parte lo sappiamo perché l'abbiamo rivista sul treno, però... Sherry, che... su, andiamo. Tieni duro. Ci siamo quasi. Mi ricordo che diceva che c'era la gente e il virus, quindi... Finalmente, la funicolare. Sicuramente ci sarà pure una cura. No, ok. Ecco qua. Tieni duro, Sherry, ok? Andrà tutto bene. La tua giacca è così calda. È di mio fratello. Mi ha detto che porta fortuna. Come avrei fatto senza di te? Mi prendi in giro. Te la stavi cavando alla grande. Poi sono arrivata io a metterti nei guai. Tieni, questo è tuo. Non lo voglio. Perché? Che dici? È bello. Me l'ha regalato mamma. Per il mio compleanno. Volevo solo che fosse a casa più spesso. So che pensi che a tua mamma non importi, ma...
Ehi. Sherry, dai. Ehi, tieni duro, ok? Siamo in arrivo al nesto. Tranquilla, ci sono io. Resisti. Se lo dici te, ragazzi, che brutti momenti. E avete notato quei simboli un po' strani? Oh, mi si sta scaricando. Quei simboli strani che erano sul ciondolo di Cheryl. Tra l'altro il dottore... Sì, ciao. Vabbè, raga, sto registrando talmente tanto che ho il cervello fuso. Comunque, Irons, il commissario, quello lì c'aveva... Cioè, voleva quel medaglione. Sì, per lo star laboratorio. Dove la posso appoggiare? C'è un pacco... C'è un pacco per voi. Un attimo, sono subito da lei. Qua è due. La posso mettere sul letto, giustamente. Ok. Riposati. Ok. Vediamo. Qui dovrei trovare qualcosa. Agente antivirale. È questo, non c'è alcun dubbio. Chiaro. In un laboratorio la trovi così. Ehi. Ehi, Sherry. Devo andare. Tu aspettami qui, ok? Io torno subito. Promesso. Vai, braccialetto identificativo, sappiamo già che cosa significa. Ok ragazzi, quindi riprendiamo con la nostra Lara Croft, o meglio Claire. E ragazzi, vi devo dire una cosa troppo figa. Allora, intanto vi ricordo, se non avete ancora capito, ma alla bambina, a Sherry, è stato impiantato l'embrione G. Insomma, quest'arma biologica clamorosa. Però ragazzi, a parte la madre che gli permette di fare tutti questi esperimenti, cioè veramente disgustosa a mio avviso. Però ragazzi, vi devo dire delle cose troppo fighe. Intanto io voglio provare sto fucile. Le cose fighe, ragazzi, quali sono? Dove stanno? Ah, ok. Facciamoci fuori. Questo qua, ragazzi, mi sembra la vittima disegnata numero uno. Allora, io sparo, poi devo tenere premuto R2 per la scarica massima. Porca miseria, l'ho fritto. Vabbè, torniamo alle armi convenzionali, va. Che è meglio? Non me lo voglio sprecare. Questa va usata con parsimonia. Mi ricordo se quella si rialzava. Dicevo, ragazzi, vi devo dire delle cose clamorose. Perché innanzitutto ieri mi sono visto la speedrun di uno speedrunner che ha finito Resident Evil, vabbè, appunto il gioco, la storia di Leon, in un'ora. Un'ora e 04. Cioè, ragazzi, vedi, è possibile. Arca, vedi? Vedi che si è rialzata. Levati dalle scatole. Cioè, ragazzi, è stato clamoroso. Un'ora. È veramente fantastico. E l'altra cosa che vi volevo dire è che, ragazzi, vi ricordate quella donna che abbiamo visto, no? Quella ragazza che stava lì su quel letto nell'orfanatrofio. Cioè, dove... Tanto, chi è? Tanto questa è la caffeina, ragazzi. Quella donna lì, quella ragazza che sembrava morta, che era morta poi sostanzialmente, perché poi l'ho visto che... Ah, devo spengere sempre l'audio della televisione, mannaggia. Ebbene ragazzi, scusate se mi fermo, questo è importantissimo. Ebbene, ho scoperto una cosa, perché il 15 febbraio rilasceranno un DLC qui per Resident Evil 2, dove verranno raccontate altre tre storie di tre protagonisti, di tre altri protagonisti. Sarà ovviamente una cosa aggiuntiva. Praticamente saranno le storie del... Vi ricordate l'uomo che stava all'armeria nella storia di Leon, quello che aveva la bambina? Quella storia, quella di un soldato, e infine la storia di quella ragazza che è la figlia del sindaco di Raccoon City. Quindi ragazzi, non so, io vi lascio un sondaggio, ma sono quasi sicuro che a sto sondaggio, visto che state seguendo la serie, risponderete sì, fallo, Mike, fallo. Però devo essere proprio sicuro, ragazzi, solo se veramente quando usciranno vi va di... che ve le porto, insomma, le seguireste. Onesti però, ragazzi, Quindi, insomma, ragazzi, c'è veramente tanta roba. Io mi è sembrato interessante, perché quella ragazza come c'è finita lì? Secondo me è una storia buona da raccontare, potrebbe fare un sacco paura, perché comunque considerate, ragazzi, che
Porca puttana! Ma tu sei un infame maledetto fragico proprio. Bravo. Lo stava a Dio, guarda, lo stava a Dio. Eh no, questo c'ha... Non casca perché c'ha l'armatura. Che miseria, mi ha messo paura, oh. Comunque con Claire troppi jumpscare, eh. Fa pure rima. La nap room. Ah, poi ragazzi, qua non ci siamo mai più tornati quando eravamo con Leon. Questo per... Sì, per infilare il dispositivo qui. Chissà che succede se lo infiliamo. Beh, penso che abbiamo accesso a qualcosa. Condensatore fucile a scarica. Ottimo, me lo potenzio pure. Sì, ciao. Quindi? Vabbè, ragazzi, power level. Ah, me lo segna lì. Top, top. Vabbè, qui non mi serve. Uniamo il tutto. Dicevo, potrebbe fare molto paura quella storia, considerando che è una ragazza che viene presa così, catturata. Oddio, già mi... c'ho i brividi già adesso. Ok, va bene. Abbiamo il tutto per poter andare avanti. Ah, sta buona, Lando, stai. Quindi, insomma, ragazzi, fatemelo sapere. Io giocherei quella perché secondo me è quella più paurosa, sinceramente. Però, dottor Lee, il direttore Cartwright la desidera con urgenza nell'area est. All'area est? Forza. No, ecco, vedete qua, ragazzi, guardate. Il modulatore di frequenza lo troviamo qui. Ok ragazzi, siamo nell'ala est. Ah, questa me la ricordavo che c'era. Mi serve tantissimo. Non mi ricordo se avevo qualcosa qui. Vediamo. Bene, non c'ho un cazzo. Detto proprio così come si suol dire. Non c'ho assolutamente niente. Proiettili manco. Wow ragazzi, stiamo proprio con le pezze. Come si suol dire, no? Alright. Ovviamente, ragazzi, è sempre la stessa cosa. Ma il problema... È terribile. Terribile. Ma il problema, ragazzi, è che saranno cambiati gli enigmi, quindi immagino che pure... le cose della serra saranno cambiate. Bastardo. Chi ce l'ha io? Ok, baby. Combina, ottimo. Scombinali tutti. Ah, è vero, però, aspetta, c'è un'altra arma che mi sto portando dietro. Allora, aspetta, ragazzi, io... Mette male. Provo a rompergli... Vedete, li immobilizzo. Fottiti, tanto si rialzi. Vabbè. Ok, mi prendo il tutto, ragazzi, questo lo sappiamo. Sappiamo già quello che dobbiamo fare, però... Cerchiamo di farlo il più velocemente possibile, se ci riusciamo. Vaporizzazione in corso. Vabbè, dai, mi sbrigo. Comunque, vabbè, quello che volevo dire è che faccio più tagli, non so parlare manco io, dai. E dai, andiamo. Ah, mo se famo due risate. Mo se famo proprio due risate. Ragazzi, ma se io corressi... E andassi lì a mettere il tutto? Urf. Vai, vai, io lo faccio, ragazzi, me ne frega niente. Urf. Dai, dai, eccolo. No. Vai. Urf. Mo però si accende e esce il mondo, quindi penso devo correre. No, stanno ancora tutti giù. Bella raga. Oh, non si risvegliano. Tra l'altro, ragazzi, non c'è neanche il trofeo, avete visto? Molto strana sta cosa. Stanza dei server. Dai, sono pronto, su. Calma e sangue freddo. A parte che se non mi ricarico, è chiaro, è chiaro, è chiaro. Se non mi ricarico. Va bene, va bene. Perché ho pensato che di avercelo? Che scemo, scemo di un mic. E quindi io che non volevo usarlo, adesso lo uso per forza. Vabbè. Però guardate, con una granata sola l'ho devastato. Dove sta l'altro leaker? Ah, eccolo il trofeo, vedete? Allora, questa è la combinazione per aprire il coso per prendere il tutto. Quindi...
Ma sa che ci vediamo dopo. Ragazzi, ci siamo. C'ho tutto, l'ho fatto ciao. Molto veloce, tanto. Avrei dovuto portarmi il cappotto. Ma te vai sbracciata, bella. Ho fatto già tutto, ragazzi, quindi mettiamo dentro. Tanto è veloce, tutto vai lì, torna, fai, L'abbiamo visto mille volte. Almeno io l'ho fatto mille volte, sia con Leon che con cosa. E siccome, ragazzi, dai, rifà sempre le stesse cose, poi può portare a noia, c'ho paura di questo. Avete visto che la storia di Claire l'ho fatta molto più tagliuzzata. Non so son bene, perché comunque secondo me gli horror vanno un po' più giocati lisci. Però dai, è il modo con cui ve l'avrei portata, insomma. Ok, abbiamo già l'erbicida. Raffreddamento completato. Bella. Stiamo attenti a quella che mo si rialza. Vero? No, è rimasta per terra. Brava, resta là, resta là. Ricordiamoci che c'è un Ligar da qualche parte, però io a questo punto farete questo. Ma erano due, ragazzi, cioè. Non può essere sparito. Bella. Tappost. Ah. Perché no? Perché no? Tanto questi vanno. Oh, mi è cascata in testa questa. Brucia all'inferno. Qua me ne esce uno addosso, vero? Mi ricordo. Allora, la polvere da sparo, direi di sì, ragazzi, perché stiamo andando sempre più vicini alla fine. E questo c'era? Ah, è rotto. A parte che lo faccio a fare, l'ho già nota di qualcuno. Sono tutti mutati, sono diventate delle piante. Sì, sì, lo sappiamo. Tranne questa. Questa era brutta sia quando lavorava qua. Vai dall'ortopedico. Infatti gli se ne vanno proprio via così le gambe, ragazzi. Vedete, bastava colpirli. A parte non basta, cioè non serve. No, non basta. Non serve che per forza li buttiamo giù. Quanto più a un certo punto, ragazzi, potremmo spararli, andargli avanti. Vedete, infatti sta parte che ho fatto in maniera molto veloce l'ho fatta tutta così. Allora, occhio, qua mi pare che... ecco, infatti, mi ricordavo. Bello mio. Però, ragazzi, se con Leon a un certo punto qua ci veniva il Tyrant, che succederà? Perché... si è rialzato questo. Cioè, il Tyrant è morto, l'ha ucciso il dottore. O torna comunque tutto mezzo sfrantumato. Lo scopriremo adesso. Vaporizzazione in corso. Vaporizza. Davvero un ottimo diserbante. Quanto sei simpatica, Claire. Attenzione, soluzione pericolosa dispersa senza vaporizzazione. Siete stati monitorati. Vedete? Siamo stati monitorati. Questo mo ci manca. Soggetti a misure disciplinari. No, ti prego, non lo fare. Vai, ce lo mettiamo dentro. Che detta così suona malissimo. Arriva? No, non arriva, vedete, ragazzi? È morto. Credo, però comunque i rumori quelli brutti li sta facendo lo stesso. Veloci! Vediamo che succede. Tu come mi prendi? Yeah, becca di sta polpetta. Questo è uscito dal buco del culo di qualcuno. È Groot, ragazzi. Io sono Groot. Allora, facciamolo fuori questo. Senza pietà. Senza pietà. Io sono Groot. Siamo tutti un po' Groot. Tra l'altro, ragazzi, mamma mia, beh, non posso dire niente, non voglio fare spoiler. Allora, questa la sappiamo. Dispersione da dipendente non autorizzato. Però vedete, ragazzi, non viene il Tyrant, è morto. Ottimo, direi. Beh, però il Tyrant, ragazzi, ci ha dato filo da torcere un bel po'. Chissà se lei incontra Da Wong. Penso di no, eh. E tra l'altro, ragazzi, Ada come si è salvata? È volata da non si sa dove, non si sa che fine fa, perché Leon prende
L'ascensore, oh, meno che non c'ha le ali. Devo trovare l'agente antivirale. Sì. Tra l'altro l'agente antivirale io non so come tu faccia a riconoscerlo. Che voglio dire, siamo in un laboratorio. Qua ragazzi sappiamo tutti com'è andata. Prendiamo la cassetta, ma penso che tanto sarà sempre la stessa. Granata a frammentazione. Oddio, mi fa salvare, eh. Sarebbe carino se... Vediamo un po' se è la stessa. Dovrebbe vedersi tipo il professore che si inietta tutto. Virus G identificato. Entriamo. Dottor Bergen, deve venire con noi, si muova. Credevate non vi stessi aspettando? Questo è il lavoro di una vita! Non lo avrete mai! Scordatevelo! Abbiamo degli ordini, dottor Bergen. Glielo chiederò ancora una volta. Tutto! Fermi, cazzate il fuoco! Sì, vabbè, lo stesso, ragazzi, su. Guardate quanti appunti. Posta di Bergen, lo sappiamo, ragazzi. Tutta roba che sapevamo già. Adesso andiamocela a prendere questo agente antivirale. Sempre se lo troviamo, ragazzi. Che poi che madre sconsiderata, quella che così fa, inietta l'embrione alla figlia. Ma veramente. È pur vero che il marito un pazzo furioso. Allora, qua c'era il virus. Questo diario della ricerca. Dove è innestato l'embrione del soggetto, è stata praticata un'incisione. Ok. Vedete, queste sono tutte le prove, adesso che sappiamo meglio le cose, che hanno fatto per innestare l'embrione, vedete? Ah, non c'ho il ciondolo! Diavolo! Ci vuole il ciondolo! No. Guarda un po'. Ok. Reincarnazione, ho letto solo reincarnazione. Trovato. Così. Non lo sai te. Finalmente. L'agente antivirale. Devo tornare da Sherry. Sì, mo succederà il panico. Guardate là, ragazzi, sembra un pranzo cinese. Non si può zoomare e vedere che c'era scritto. Io ho visto solo reincarnazione. Sarà un simbolo mezzo massonico, ste robe sataniche, robe così. Sta salvando. Occhio. Dai, saltaci addosso. 3, 2, 1. Ma che begli occhi che hai. Di nuovo tra le palle. Levati, è mio. Perdonami, ti prego. Cos'è questo mostro? Era mio marito. Che bella famiglia. Sì, è la mia creatura! E sparagli. Avrei dovuto ucciderlo subito. Invece. Non so perché, ma non l'ho fatto. Era tuo marito. In realtà tenevamo più al lavoro che al matrimonio. Ma allora, Sherry, Raccoon City veniva distrutta e tu l'hai lasciata sola. Non potevo lasciare che mia figlia crescesse in un mondo con il virus. Ma questo non giustifica averla lasciata. Tutto questo non ha senso. Bravo Birkin, diglielo. Hai lasciato tua figlia da sola. Ce la faccio.
Sì, le ali. Mi spiace. Cazzo, mi verrebbe a dire, ragazzi. Porca miseria, ma perché non te fa l'affari tua? Ma ci pensasse lei, tra moglie e marito, non mettere il dito. Porco Giuda. Allora, ragazzi, nella speedrun che ho visto, c'era questo che lo ammazzavo col coltellino. Vabbè, però quelli, ragazzi, l'hanno fatto talmente tante volte che... mamma mia, oh. Son toro. Fermati, padre Gascoigne. Fermati! Ok, li devo andare alle spalle. Se lo faccio a prima botta, raga, sono king. Ecco. Cheat Mike Shosha. Allora, oh, c'ho lo spray medico proprio qua. Perché non... che fai? Non te lo prendi? Bella, Cristiano Ronaldo. Sì, stacca. No, ti sei abbassato nel momento. Alright. Ora, ragazzi, quello lì lo ammazzavo col coltellino, che ovviamente io non ho. Ma lui era veramente una cosa, ragazzi, non gli dava... non gli dava respiro, gli sparava in continuazione in una maniera clamorosa. Allora, noi ci abbiamo però de questo. Abbiamo finito le munizioni, dobbiamo andare di qua. Ah, lo sai che posso usare pure, ragazzi? Lo spara... il coso elettrico lì. Starman, ce l'ho. Bella. Mi sono portato tutte le armi, tranne quelle che mi servono. Oh mio Dio. Come farò senza le armi? Qua. No, di qua. Di qua, giusto? Oddio, raga, non ci sta capendo più niente. Porca bestia. Andrò di lanciagranate, ragazzi. Quello che posso fare. Ah, la mitragliatrice però c'ho. Non me la tirare. Oh, l'ho schivato. Non si sa come, ma... sbrigati, te prego. No, raga. Aspetta. No, mi sa che non gliel'ho preso. Bestia. Dai, corri. No, m'ha preso. Come è possibile? No, bestia. Dio, ragazzi, sta soffrire, eh. Vai. C'ho solo quello davanti. Vai, dai, mostrami gli occhietti. Che occhi grandi che hai. E adesso... lo so, ragazzi, non si dovrebbe fare di questo, ma... dai, scoppialo. Io non so a cosa sto sparando, ragazzi. Soprattutto se gli sto facendo male, mi sa di no, eh. Però l'ho finiti. Forse li ho sprecati, c'ho sta piccola sensazione, ma... che posso usare? Le granate. Tra l'altro, ragazzi, tutto questo senza ricaricare, eh. Aspetta, questa però, equipaggio la... e vai. È l'unica. No! Ma non muore? Porco Giuda. No, dai, oh, tiragli sta bomba. No, ragazzi, sto messo male. Perché tu non muori, non vuoi morire? In una maniera convenzionale, un po' come tutti. Non saltare nel momento sbagliato! Oh, l'ha saltata. L'ha saltata, ragazzi, l'ha saltata. M'ha costretto a riprendermi la vita. Allora,
che mi manca? Questo. Però mi sembrava abbastanza debole all'acido, no? Cioè, quando la moglie gli ha sparato, mi è sembrato piuttosto debole. Veloce, 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 dai. È l'accusata? No, aspetta, scusate, mi è scivolato. E dai, a prima botta, ragazzi, a prima botta. E su, no. E che campioni agli eventi. Suga, porco Giuda, suga, tiè, te ne do un altro. Minaccia neutralizzata. Minaccia tua sorella. Isolamento terminato. Gli ho tirato addosso tutto quello che avevo, ragazzi. Però. Però va bene, è andata bene. Non ho sfruttato al massimo questa nuova arma perché chiaramente non l'ho mai usata. La vado a usare contro il boss. Normale che più le pizze. A parte le pizze non l'ho prese, Però ripeto, quello speedrunner lo ammazzavo col coltellino. Si metteva là, lo sfettucciava. Eppure coso, pure il Tyrant a un certo punto. Devo tornare da Sherry. Ma Sherry. Sherry! Tornata normale. Ehi! Sei tornata, lo sapevo. Mamma sta male. Plot twist, se l'ha impiantato lei. Annette. Sherry. Come ti senti? Sto bene. Tu invece ti senti male. Mamma! Ehi. Devo vedere lo schermo. Oh, grazie a Dio. Sherry se la caverà. Sarà debole per un po', però... Sì. È guarita dal virus G. Scherzi. Hai sentito? Cosa le è successo? È stata attaccata dal mostro. Non preoccuparti per me. Porta mia figlia al sicuro. Scusami, Sherry. Per tutto quanto. La tua vita è più importante. Non possiamo lasciarla qui. Sì, hai ragione. Attenzione, rilevata rimozione non autorizzata di un virus di livello 4. E questo è Leon. Che succede? È iniziata l'autodistruzione. Si attiva se il virus esce dall'edificio. Ti prego, salva mia figlia. No! Sherry, devi salutare la mamma. Avanti, dobbiamo andare. Ti prego, Sherry. Ascolta. Ti voleva bene, sai. Ma ora dobbiamo andare. Forza. Avevi ragione sulla giacca. Sono fortunata ad averti. Ascolta, ne parliamo più tardi. Dobbiamo andare. Forza. Il pollo ma la bolla, il passero la passerà, ma tutti quanti amano Mike Shosha. Tutti quanti amano Mike Shosha.